Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Il mare, per la Bibbia, non è un posto dove andare in vacanze. Soprattutto quando è in burrasca e le onde riempiono d'acqua la barca, si capisce come il mare possa diventare metafora, simbolo della vita. Passiamo all'altra riva, ordina Gesù al suo gruppo di discepoli. Ma c'è un particolare un po' strano in questo brano evangelico. Lasciata la folla, i discepoli lo presero con loro così com'era sulla barca. Sembra quasi che Gesù abbia chiesto un passaggio e l'abbiano accettato così, per condiscendenza. In effetti ce lo sono portati dietro come un peso morto, perché una volta salito su quella barca Gesù crolla dal sonno e dorme alla grande. E doveva essere davvero stanco se non si accorse nemmeno della tempesta, del vento e delle onde che gettavano l'acqua dentro la barca. L'evangelista, quasi con ironia, nota che se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva, indisturbato e tranquillo, tanto da suscitare la reazione indispettita dei discepoli, che lo svegliano di brutto: «Maestro, ma insomma, non ti importa che moriamo?» Lui ordina al mare e al vento di calmarsi, cosa che accade, infatti, ma poi rimprovera quei discepoli: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?» Per i discepoli di Cristo, tutti, mancanza di fede e paura vanno a braccetto. Mancanza di fede non vuol dire necessariamente che la fede sia assente, ma cercarla a volte è come rovistare in un cassetto di cianfrusaglie e magari chiedersi: «Ma dove l'ho messa? Eppure era qui!» La fede. I discepoli avevano preso Gesù con loro sulla barca, ma non come il timoniere, quello che doveva dare la rotta. Si erano preoccupati di chissà quante cose prima di partire, ma di lui no. Che fosse lui a guidare quella traversata non se ne erano preoccupati affatto. Beh, a questo punto è chiaro cosa si intende quando si parla di incredulità. Vedere nella fede un ingombro, qualcosa di accessorio nell'equipaggiamento della vita, questo è mancanza di fede, questo è incredulità. Se crediamo pure a Gesù Cristo quando non sappiamo più dove battere la testa, ma la cosa più saggia da fare è un'altra. Prima di partire, per qualsiasi impresa, con qualsiasi progetto, dovremo imparare a domandarci: c'è Gesù Cristo con noi? E pregarlo: Signore, vieni, prendi il posto che ti spetta. Allora sì, ma solo allora potremo permetterci di non cedere alla paura, alla disperazione, quando durante la traversata dovessero sorgere burrasche e tempeste. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin.